Edward Carey è uno scrittore e disegnatore inglese, autore, tra le altre cose, della trilogia I Re Monger, storia fantastica di due ragazzini di epoca vittoriana che vivono in una discarica in cui ogni oggetto parla. Atmosfere cupe e immaginifiche illustrate dallo stesso Carey, che sono in mostra fino al 19 luglio alla Galleria di Arte Contemporanea Tornabuoni in Via Maggio a Firenze. Carey è però qualcosa di più di un autore per ragazzi. Esplora quel confine complicato che sta tra l'infanzia e l'adolescenza e, invitato dal centro studi della Fondazione Meyer, ha passato l'ultima settimana a esplorare l'ospedale, tutto l'ospedale. È stato con i bambini, con i loro genitori, ha voluto scoprire ogni angolo del pediatrico fiorentino, dai reparti agli sgabuzzini dove si tengono le scope. Alla fine il suo quaderno degli appunti era pieno, lui attonito. Ero già stato in ospedali pediatrici, racconta, ma molto più tristi. Da questa esperienza al Meyer, la voce narrante tra le più famose al mondo tirerà fuori una storia. Impossibile chiedergli quale, dovrà prima allontanarsi e schiarirsi le idee. Ma sarà sicuramente colorata, assicura. Niente personaggi cupi e in bianco e nero che lo hanno fatto paragonare spesso a Tim Burton o Tom Waits. E, fedele a se stesso, del resto è insegnante di scrittura creativa all'Università di Austin in Texas, sarà la fantasia a farla da padrone. Grazie proprio all'esperienza all'ospedale, diciamo che farò attenzione a tre vissuti particolari di tre esperienze di ricovero ospedaliero vissute a tre bambini al Meyer. Mai ho pensato di fare un documentario di questo ospedale, ma devo diciamo, dare forza e lasciare vivere la mia immaginazione personale. Cercherò proprio di immaginare malattie che forse non sono mai esistite prima, delle malattie non vere e proprie, ma farò questo, darò libero sfogo alla mia immaginazione.